È da poco passata la mezzanotte quando di fatto Angelo Antonio Angarano è divenuto il nuovo sindaco della città di Bisceglia, battuto nel ballottaggio Gianni Casella. Bellissimo anche il gesto appunto dello sfidante di Angarano, che è giunto pochi minuti fa proprio qui per congratularsi direttamente con il neo sindaco di Bisceglia. Sentiamo le prime dichiarazioni dei due protagonisti. È stata una campagna elettorale durissima, anche le due settimane del ballottaggio hanno confermato che era una campagna elettorale da fare sul territorio, tra la gente, tra il popolo, senza fare accordi che non sarebbero stati capiti, ma solo continuare a parlare il linguaggio della gente. Abbiamo raggiunto questo grande risultato, io ancora non me ne rendo conto, con un po' di incoscienza, un po' di come è iniziata questa avventura così. Ecco qua. Al ballottaggio sono giunti il 48,16% dei bicegliesi che, come detto, hanno scelto Angelo Antonio Angarano nella sfida a due con Gianni Casella, entrambi sostenuti da liste civiche. Angarano è stato preferito da oltre 12.000 elettori con il 53,73% delle preferenze, mentre per Casella 10.448 voti con il 46,27%. Una sfida tuttavia terminata con un bel gesto, come detto, di fair play tra i due contendenti che si conoscono da moltissimi anni. Lo sconfitto, che ha scelto di attendere il risultato all'interno del suo comitato, è giunto a piedi nel vicino comitato di Angarano per congratularsi di persona, accolto da un lungo applauso. Credo che in questi momenti bisogna accettare il risultato, bisogna fare gli auguri adesso ad Angelo Antonio, che comunque resterà un amico, e quindi devo fargli un in bocca al lupo, perché adesso bisogna amministrare una città, bisogna guardare avanti, la campagna elettorale è finita, è terminata. E quindi bisogna pensare alla città. La città ha voluto cambiare, in buona sostanza ha scelto sia al primo turno Angelo Antonio con me al ballottaggio, poi ha scelto Angelo Antonio, e quindi oggi la città deve essere governata da Angelo Antonio e dalla sua coalizione. Credo che la differenza l'abbiano fatta i cittadini nella scelta con Angelo Antonio, benissimo, va bene così. Non credo che ci sia differenza sui programmi, non credo che ci sia differenza di sostanza, credo invece che la città oggi ha deciso di cambiare. Ben venga che Angelo Antonio è il sindaco, non vedo l'ora di fargli gli auguri e di proiettare la città verso il futuro.